e sia lodato Gesù Cristo. Potremmo dire, dovremmo dire bentornati, visto che siamo stati in pausa forzata, causa la pandemia, causa il periodo delle feste e anche naturalmente il periodo il primo sabato del mese di gennaio. Ecco, il ringraziamento, un ringraziamento per voi che siete in un certo senso tornati, perché purtroppo le pause creano un po' di calma, creano un po' di acquietamento. Ecco, anche lo spirito ne risente quando siamo in pausa, che sia forzato, che sia volontaria, il nostro spirito tende un po' a sedersi, ecco, e quindi praticamente si comincia a dire beh, la prossima volta, beh, per stavolta, beh, per una volta, eccetera, eccetera, eccetera. E in questi modi, ovviamente, sempre se la cosa può essere fatta, perché se non possiamo causa malattie o causa altri problemi, è un altro discorso. Ma quando si comincia così, guardate che è un attimo che la porta, che il demonio sfondi la porta e a quel punto ci prenda piano piano e con una scusa o con l'altra ci faccia ritornare dove eravamo prima. E allora siamo qui sempre, come sempre, per meditare insieme le parole della Madonna, le parole della Regina dell'Amore, e vorrei meditare con voi oggi il messaggio che porta la data di oggi di 30 anni fa, il 6 febbraio 1991. La Madonna ci diceva queste parole qui su questo monte: lodiamo e glorifichiamo il Padre, figli miei, affinché siate una forza di pace, affinché tutti i cuori si uniscano nella pace, lo Spirito Santo vi aiuti a scoprire la sapienza del cuore. Figli cari, seguite i miei consigli con amore, non conformatevi al mondo che diffonde le controbeatitudini. Vivete una vita di grazia, donate non soltanto sacrifici, ma fate della vostra vita un sacrificio. Siate uniti a me nella preghiera per adorare, ringraziare, riparare. Vi benedico, benedico quanti con voi stanno pregando. Ecco, carissimi tutti, io credo che in queste parole, che magari lette così velocemente non ci lasciano una traccia, io spero di sì, che ogni messaggio lasci comunque una parola, lasci comunque un concetto che poi dobbiamo imparare a vivere, a portare con noi, a farlo nostro. Ma secondo la mia sensibilità, direi che in questo messaggio ci sono almeno quattro spunti molto importanti da approfondire. Il primo: siate una forza di pace. Per essere forza di pace chiedete allo Spirito la sapienza del cuore. La sapienza del cuore è una espressione molto interessante che troviamo anche nel Salmo 90, ad esempio, e forse questo ci fa capire cosa intende la Madonna per sapienza del cuore. Il Salmo 90 a un certo punto afferma: insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Cosa intende dire il salmista con queste parole? Intende dire in maniera molto semplice: caro uomo, ricordati che i tuoi giorni passano e che, volente o nolente, tu sei mortale. Molte volte quando ci chiedono come va, come stai, sapete, mi viene l'istinto di rispondere: un giorno più di ieri e uno meno verso la morte, perché è così la vita. Ogni giorno che passa, anche se la prospettiva sembra un po' macabra, però ogni giorno che passa ci avviciniamo. La sapienza del cuore è proprio sapere che sono mortale, che io sono qui poco tempo, che ciascuno di noi è qui pochi anni. Ma il problema non è questo. La vera sapienza del cuore ti fa dire: ma allora, se sono qui poco tempo, se sono qui pochi anni, come intendo usare la vita? Come intendo usarla? Come intendo, quali relazioni voglio instaurare con Dio e con gli altri e con il mondo intero? Sapete, oggi il mondo, che diffonde le controbeatitudini, ma ci arriviamo subito, sapete, oggi il mondo ci fa fare in maniera molto forte e molto profonda quelle che San Paolo definisce le opere della carne. Ecco, allora io faccio l'elenco delle opere della carne, no? Perché è un po' la descrizione del mondo di oggi, del mondo che ci circonda oggi: fornicazione, impurità, dissolutezze, idolatrie, stregonerie e soprattutto inimicizie, discordia, gelosia, divisione, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Tutte queste cose le conosciamo molto bene. Allora, come intendo vivere la mia vita?
Intendo dedicarmi o coltivare queste opere della carne o intendo uscire da queste tentazioni? Perché poi San Paolo aggiunge: vi dico e vi assicuro che chi compie queste cose non entrerà nel regno dei cieli. Chi compie queste cose non entrerà nel regno dei cieli. Magari molti di noi potrebbero dire: beh, ma certe cose qua io non le faccio di sicuro. Ma stiamo attenti, perché le idolatrie, le inimicizie, le gelosie, le fazioni, le divisioni, eccetera, eccetera, sono presenti purtroppo anche nel corpo ecclesiale. Sono presenti in tutto, dove c'è l'uomo esistono queste cose, esistono queste tentazioni. Allora, tentazione è una cosa, ma quando io le coltivo queste cose, quando io porto avanti queste cose, allora non erediterò il regno dei cieli. Ecco, allora, voglia la tua vita, ci dice la Madonna con questo messaggio, voglia la tua vita essere una forza di pace, perché soltanto se farai le opere dello Spirito. Che cosa serve la nostra vita qua giù se non facciamo pace, se non siamo costruttori di pace? Che non vuol dire, sapete, mescolare la verità con l'errore, non vuol dire questo, perché oggi pace, 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 tutti parlano di pace, ma che cos'è la pace oggi? È un mettere insieme tutto quanto, errore, verità, bianco, nero, facciamo un bel minestrone, pace per tutti. Non è questa la pace cristiana. La pace di Cristo è Cristo stesso, è Lui la pace, quindi è chiaro. Ma al di là di tutta questa considerazione, tu, soprattutto tu che sei cristiano, che sei cattolico, che ti sei consacrato al cuore immacolato di Maria, a maggior ragione devi essere una forza di pace. Devi cercare appunto di usare la tua vita che corre, perché sei mortale, perché la tua natura è questa. Anche il libro della Sapienza dice a un certo punto: donami la sapienza del cuore, cioè donami la visione stessa di Dio. È il dono dello Spirito Santo, no? La sapienza del cuore, vedere le cose come le vede Dio. Ecco quando sei una forza di pace, quando vedi le cose, quando fai le cose, quando porti avanti le cose come le farebbe il Signore, come le vede Dio, nonostante purtroppo anche le nostre debolezze. Secondo punto di questo messaggio: non conformatevi al mondo che diffonde le controbeatitudini. Le controbeatitudini: beati i puri di cuore, beati i poveri in spirito, beati i miti, beati gli afflitti, beati quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, beato chi ha fame e sete della giustizia. Sono le 8 beatitudini secondo la versione di San Matteo. Ma attenzione, perché molte volte quando parliamo delle beatitudini noi ci fermiamo appunto su queste 8-9, in realtà 9 beatitudini del Vangelo di Matteo, ma in realtà c'è un'altra beatitudine che viene prima ancora di queste 9. Beata colei che ha creduto all'adempimento della parola del Signore. Questa è la prima beatitudine del Vangelo. Beata colei che ha creduto all'adempimento della parola del Signore, cioè beata sei tu, Maria, perché hai creduto alla parola del Signore. Beati saremo noi se, credendo alla parola del Signore, credendo alle parole della Regina dell'Amore, cercheremo di metterle in pratica. E allora ecco le beatitudini. Allora, in che senso il mondo oggi diffonde le controbeatitudini? Beh, ci vuole poco a capirlo. Oggi chi è che è beato secondo il mondo? Beato se fai soldi? Beato se non ti fai fregare? Anzi, se freghi gli altri? Beato se hai tante donne e tanti uomini? Beato se fai carriera? Beato se hai una casa più bella degli altri? Beato qua, beato là, sempre in ordine materiale. Ecco, guardate, sono cose che cominciano a livello di giovani, queste qua, anche loro hanno questa mentalità, anche loro credono, crescono con questa mentalità. I giovani oggi, tanto purtroppo, ecco, minacciati da tante cose. Pensate alla vicenda adesso di questo social, no, che si chiama TikTok, quelle ragazze, quella ragazza morta perché una sfida in questa piattaforma. Sono pericoli immensi per i nostri adolescenti, per i nostri ragazzi. Chi pensa? Il mondo non fa altro che diffondere le controbeatitudini, le controbeatitudini, contro le beatitudini. Ma guardate, io credo che contro beatitudini ci sia anche molto di più di questo beato se sei furbo, se sei ricco, se sei qua, se sei là. Oggi il mondo che cosa sta facendo? Quando non riconosce più che nel grembo materno si forma un essere umano, quando non riconosce più questo, quando non riconosce più la dignità uguale a quella di ogni altro uomo, di qualsiasi persona, anche se disabile grave,
e quindi dice eliminiamolo con l'eutanasia. Quando non riconosce più la dignità dell'anziano malato e dice appunto eliminiamolo con l'eutanasia. Quando non si vuol più riconoscere che pur avendo uguale dignità il maschio e la femmina, l'uomo e la donna, ma hanno due sensibilità diverse, hanno due modi diversi di essere, hanno due psicologie diverse, complementari tra di loro. Uomo e donna sono sì allo stesso livello, hanno sì la stessa dignità, ma sono diversi e quindi hanno anche dei ruoli sociali diversi. E non si vuol più riconoscere questo. Quando non si vuol più riconoscere che il matrimonio è uno solo, quello basato appunto sull'unione davanti a Dio tra un uomo e una donna, perché soltanto lì si può trasmettere la vita, e non si vuol più riconoscere, si fanno leggi e leggine di tutti i tipi per scardinare la famiglia e la vita, eccetera eccetera. Quando non si vuol più riconoscere che c'è un sesso biologico, che è un fatto di nascita, che è un fatto reale, si nasce maschio e si nasce femmina, e la psicologia della quella persona deve adattarsi al fatto che sono maschio e che sono femmina. Quando non si riconosce più tutto questo, e oggi non si riconosce più tutto questo, ma che cosa stiamo facendo? Stiamo diffondendo le controbeatitudini, stiamo diffondendo e creando un mondo che non è più il mondo voluto dal Signore, stiamo costruendo un nuovo Moloch, un nuovo anticristo, l'anticristo, che ormai sempre più, soprattutto nel nostro mondo occidentale, domina ovunque e andando avanti dominerà sempre di più. Ecco quello che oggi si definisce il transumanesimo. Che cosa stanno facendo gli uomini oggi? Stanno facendo il transumanesimo. Andare al di là dell'uomo vuol dire, cioè non accetto più l'uomo, non accetto più l'identità, non accetto più i principi, ma costruisco tutto da capo. Il grande reset si chiama, no? Grande reset, great reset, sentiremo sempre di più questa parola. Grande reset, cioè annullare tutto e ricominciare a costruire tutto da capo. A partire dall'uomo, a partire dall'uomo. L'uomo che, come nel giardino dell'Eden, il demonio ti dice mangia pure del frutto dell'albero proibito, perché diventerai come Dio. E oggi l'uomo, eccolo là, diventerò come Dio, e crede di essere vicinissimo l'uomo, sapete, a essere come Dio, perché ormai vedevo anche oggi in televisione, vedevo anche oggi adesso, fra poco, sapete quanto amore c'è oggi per cani, gatti, eccetera eccetera, ma hanno cominciato a fare i cani robot, i gatti robot, il cane robot che ti pulisce la spazzatura, se la mette nel cestino, te la porta via. Fra poco veramente uccideremo cani e gatti, perché il robot è meglio del cane, anche perché non mangia, capito? Basta solo la batteria elettrica. Ecco, ma veramente stiamo arrivando alla sostituzione totale di ciò che è l'uomo, non l'uomo in sé, ma tanto nasceranno gli uomini che dico io, tanto nasceranno come voglio io, tanto nasceranno se voglio io, dicono alcuni in alto, ma poi c'è qualcuno che è più in alto di loro. Faremo così, e quelli che ci saranno li comanderemo a bacchetta. Ecco il nuovo, ecco il grande reset, ecco il transumanesimo. Ma per arrivare al transumanesimo bisogna disprezzare, bisogna non considerare più la vita, la famiglia e tutti quei principi, che sono principi non solo dati e rivelati da Dio, ma che sono scritti nel cuore dell'uomo, che sono scritti dentro qua e di quali non possiamo fare a meno. Eppure oggi si corre in tutte le direzioni pur pensando di avere chissà che cosa, pensando di ottenere chissà che cosa. Carissimi, quali sono le beatitudini oggi che dobbiamo tenere sempre più per noi? Beati gli afflitti. È strano, no? Il Signore dice beati gli afflitti, come dire beato se sei triste. Ma secondo voi è questo che vuol dire il Signore? No, perché se dobbiamo nascere tristi e vivere tristi, meglio non nascere. È chiaro che il Signore non vuol dire questo. Beati gli afflitti vuol dire beati coloro che sono afflitti perché vedono quanti peccati ci sono nel mondo e soffrono per questa situazione, perché ci sono tanti peccati nel mondo. Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi, dice il Salmo 38, perché non osservano la tua legge. E c'è da chiedersi, noi siamo afflitti perché gli uomini non rispettano i comandamenti, perché peccano, perché addirittura giustificano il peccato, o non ce ne frega niente? Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia. Quale giustizia? Quella di Dio. E che quindi lottano, lottano perché nella terra ci costruisca il regno di Dio. Beati quelli che lottano per il regno di Dio e la sua giustizia. Ecco quali sono questi beati affamati e assetati della giustizia. Non della giustizia terrena, non che ci sia una magistratura giusta. Non è questa la sete e la fame della beatitudine, ma è la fame, la sete e quindi il lavoro. Il lavoro che la Madonna ci ha tanto chiesto in questi luoghi per il regno di Dio e la sua giustizia.
beati perseguitati per la giustizia, eccoli. Queste sono le beatitudini più attuali oggi. Noi ce la sentiamo di farci perseguitare per la giustizia? Beati voi se sarete insultati, se sarete disprezzati e mentendo diranno ogni cosa contro di voi per causa mia, rallegratevi, dice Gesù, perché grande è la vostra ricompensa. Carissimi, domani abbiamo un'occasione. Domani saremo in piazza Esedra, no? A fare la solita, non marcia, quest'anno non è la marcia per la vita, è una presenza statica nella piazza Esedra, che è quella di Campo Marzio, quella che abbiamo fatto nel luglio scorso per il DDL Zan Scalfarotto, la stessa piazza. Ecco, abbiamo un'occasione domani. Cosa diranno tanti domani? Magari tanti anche di noi, ma cosa vuoi, piove? Ma cosa vuoi, c'è il Covid? Ma cosa vuoi, magari ci danno la multa? No, tranquilli, abbiamo il permesso della questura per fare questa manifestazione. Dobbiamo stare fermi, distanziati, mascherati, tutto quello che volete. Ma si può fare? Quale scusa troveremo per non essere e magari farsi anche deridere da qualcuno? Farsi anche, chi lo sa, qualcuno si opporrà? Qualcuno riderà, qualcuno ci dirà bigotti, ebbene, eccole qua, beati se vi insulteranno per causa mia, per la causa della vita. Eccola qua, fratelli, non è che il nostro movimento parla solo, cerca di fare anche qualcosa, ma alla fin fine poi bisogna vedere quanto queste parole, lo dicevo all'inizio e lo dico a me stesso prima di tutto, diventano realtà. Ecco, quindi dalle 15:30 fin verso le 17, vediamo se saremo capaci anche lì di dare un segno, che sicuramente Dio vedrà, per l'amor di Dio, non importa chi vedrà degli uomini, ma ve lo vedrà Dio, e questa è la cosa più importante. Ecco, fratelli e sorelle carissimi, allora terza parte del messaggio, fate della vita un sacrificio. Carissimi, non basta più offrire sacrifici. Oggi, man mano che andiamo avanti col tempo, non basta più offrire solo sacrifici. Anche perché, anche qui lo dico a me stesso per carità, molte volte i sacrifici che offriamo sono quelli che ci fanno comodo, quelli che ci riusciamo a fare di più, avete capito? No, la Madonna dice bisogna che facciate della vostra vita un sacrificio, bisogna che offriate la vostra vita, non basta più che offriate solo sacrifici, il tempo ormai, guardate la clessidra è stata girata, e c'è pochissima sabbia ancora dentro nella clessidra, pronta ad andare nell'altra parte. Ci sono ancora pochi granelli ormai che stanno scendendo, pochi. Quindi non basta più offrire sacrifici, fate della vostra vita un sacrificio. La lettura di questa mattina, tratta dalla lettera agli ebrei, offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Cioè non basta offrire solo sacrifici, ma il sacrificio che dobbiamo offrire, che cos'è? Il nostro sacrificio di lode, cioè confessare Cristo dovunque mi trovo, nel lavoro, nel divertimento, senza imporre niente a nessuno, confessare Cristo, questo devo fare io, questo è il sacrificio che il Signore apprezza più di tutto. Anche offrire i sacrifici, si avvicina alla Quaresima, per l'amor di Dio, tutto va bene, ma non basta più. Se poi offri sacrifici, ma poi la tua vita è in dissonanza con i sacrifici che offri, cosa servono? Cosa servono? Ecco, offri, fatti anima vittima, vuol dire offriti per gli altri, offriti per la salvezza delle anime, ecco quello che ci vuole oggi. E infine la Madonna ci dà un ultimo consiglio per poter in un certo senso vivere tutto questo, ed è il quarto punto del messaggio: pregate per adorare, ringraziare, riparare, tre cose, adorare, ringraziare, riparare. Però la preghiera cristiana non ha tre significati, ne ha quattro. E soprattutto la preghiera eucaristica, che è la somma delle preghiere, l'Eucaristia, ha quattro significati. E così tutta la preghiera, quattro significati. La Madonna ne cita solo tre. Come mai? Lo capiamo se comprendiamo e se capiamo qual è il quarto che manca. Allora, il primo è adorazione. Il secondo è ringraziamento, il terzo è riparazione e il quarto, quello che non è menzionato in questo messaggio, è la propiziazione, cioè pregare per ottenere qualcosa. Questo la Madonna non lo dice, dice solo le prime tre. Che cosa significa questo? Ancora una volta significa lasciate perdere ciò che riguarda voi, dovete concentrarvi nella preghiera soltanto a Dio, alla sua regno, pensate prima di tutto al regno di Dio e alla sua giustizia, il resto vi sarà dato in sopra più. Quindi noi che invece di solito mettiamo l'ultima, no, la propiziazione prima di tutto e poi tutto il resto, no, la Madonna dice adorate,
ringraziate, riparate. Non parla della propiziazione, del chiedere grazie. Lo fa in tanti altri messaggi, per l'amor di Dio. Ma in questo messaggio ci fa capire che l'importanza della nostra azione cristiana, della nostra preghiera, eccetera, deve essere il regno di Dio e la sua giustizia. Che tutto il resto ci sarà dato in soprappiù. Pregare, adorare, ringraziare. Chiedere per te, lascia stare, il Signore sa ciò di cui hai bisogno. Chiedere per gli altri, va bene, ma prima pensa a Lui, vedrai che Lui pensa a te. Come diceva Gesù il Sacro Cuore a Santa Margherita della Cocca, vi ricordate? Quando a un certo punto Lui parlava sempre attraverso il Santissimo Sacramento, Margherita diceva, tu pensa a me, che io penso a te. Tu pensa a me, che io penso a te. Ed è, guardate, una primizia. È diciamo così un principio cristiano fondamentale. Pensiamo a Lui, pensiamo al trionfo del cuore immacolato di Maria, che lui e lei penseranno a noi, ciò di cui abbiamo bisogno. Ecco, fratelli, cerchiamo di non essere più cattolici per modo di dire. Cerchiamo di non essere più cattolici alla Biden. È difficile dire, è fatica, difficile e brutto fare nomi, ma li facciamo in questo caso. Cerchiamo di non essere cattolici alla Biden, il quale si è definito cattolico, e i primi atti che ha fatto è stato quello di rifinanziare tutte le associazioni abortiste che ci sono in America. La prima cosa che ha fatto. E quando qualcuno gli ha fatto osservazione, ha mandato a rispondere attraverso una sua segretaria: noi non siamo favorevoli all'aborto, noi siamo favorevoli al diritto dell'aborto. Che cosa vorrebbe dire? Pensate voi dove si arriva? Io non sono favorevole all'aborto, ma il diritto all'aborto che è stato riconosciuto dalla legge, io sono favorevole, quindi devo fare in modo che il diritto sia. È come dire, io non voglio che sia ucciso mio figlio, ma se tu lo vuoi uccidere, pazienza, sarebbe questo un discorso. Che discorsi sono questi? Sono discorsi da cattolici. Ecco, e di cattolici di questo tipo ne abbiamo tanti anche in Italia, e non pochi. Ecco, allora, carissimi, cerchiamo di essere cattolici veri, cerchiamo di costruire il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto ci sarà dato in soprappiù. Sia lodato Gesù Cristo. Allora, come vi dicevo, domani saremo in piazza Vicenza a partire dalle 3:30 a piazza Esedra a Vicenza, che è quella vicino alla stazione ferroviaria, ecco, Campo Marzio. Saremo lì per la vita nascente, pregare per la vita, dalle 3:30 fino verso alle 5. Allora vogliamo concludere la nostra preghiera di oggi, la nostra Via Crucis, proprio pregando per la vita nascente, con la preghiera scritta da Benedetto XVI. Signore Gesù, che fedelmente visiti e colmi con la tua presenza la Chiesa e la storia degli uomini, che nel mirabile sacramento del tuo corpo e del tuo sangue ci rendi partecipi della vita divina e ci fai pregustare la gioia della vita eterna, noi ti adoriamo e ti benediciamo. Prostrati dinanzi a te, sorgente e amante della vita, realmente presente e vivo in mezzo a noi, ti supplichiamo. Ridesta in noi il rispetto per ogni vita umana nascente, rendici capaci di scorgere nel frutto del grembo materno la mirabile opera del Creatore. Disponi i nostri cuori e la generosa accoglienza di ogni bambino che si affaccia alla vita. Benedici le famiglie, santifica l'unione degli sposi, rendi fecondo il loro amore. Accompagna con la luce del tuo spirito le scelte delle assemblee legislative, perché i popoli e le nazioni riconoscano e rispettino la sacralità della vita e di ogni vita umana. Guida l'opera degli scienziati e dei medici, perché il progresso contribuisca al bene integrale della persona e nessuno patisca soppressione e ingiustizia. Consola le coppie di sposi che soffrono a causa dell'impossibilità di avere figli e nella tua bontà provvedi loro. Educa tutti a prendersi cura dei bambini orfani o abbandonati, perché possano sperimentare il calore della tua carità, la consolazione del tuo cuore divino. Con Maria tua madre, la grande credente, nel cui grembo hai assunto la nostra natura umana, attendiamo da te, unico nostro vero bene e salvatore, la forza di amare e servire la vita, in attesa di vivere sempre in te nella comunione della Trinità beata, per Cristo nostro Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci sempre da tutti i pericoli, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta contro Satana, sii il nostro sostegno contro la sua perfidia e le sue insidie. Ti preghiamo, supplichevoli, che Dio lo abbia a vincere. E tu, principe delle milizie celesti, con la potenza di Dio rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per rovinare le anime, e così sia. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mi permetto, visto che siamo nell'anno di San Giuseppe, di recitare anche da oggi una piccola preghiera dedicata al nostro santo protettore, al santo padre putativo di Gesù. O glorioso San Giuseppe, tu che fosti scelto dall'Eterno Padre per custode e difensore del suo divin figlio qui in terra, custodisci e difendi ora la Santa Chiesa della quale sei stato proclamato universale patrono. Custodisci e difendi noi pure in vita e specialmente in morte, e così sia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia benedetta la Santa ed Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. E per intercessione di Maria, Regina dell'Amore, di San Giuseppe e di tutti i santi, dei santi martiri, Michi e compagni, santi giapponesi martiri di oggi, dei nostri angeli custodi, il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia, donaci il Salvatore. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, noi ci consacriamo a te, a te, Regina dell'amore. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.